Amici di Fano TV, bentrovati con un nuovo speciale. 9 anni da sindaco per Matteo Ricci, che ha festeggiato questo importante traguardo con un incontro con cittadini e giornalisti per raccontare i suoi 9 anni da sindaco di Pesaro. Tanto grazie, grazie a Michele, grazie agli altri giornalisti che mi intervisteranno e quindi proveranno a rendere la serata un po' più frizzante rispetto ad un discorso singolo mio sui 9 anni. Quando io sono diventato sindaco, Luca, che è qua, che saluto, aveva gestito bene il comune, c'era un bel avanzo di amministrazione che non si poteva spendere. Quando Renzi era Presidente del Consiglio è venuto qua, l'abbiamo convinto qua a cambiare la norma per far spendere ai comuni virtuosi l'avanzo d'amministrazione, e grazie a quello abbiamo fatto una marea di cose in città, tantissime. Quindi quando avevamo una filiera istituzionale più favorevole l'abbiamo sfruttata, però al di là della filiera istituzionale il sindaco di Pesaro parla con chiunque, anche se sei di Fratelli d'Italia, della Lega. Ho parlato durante l'alluvione con la Meloni. L'atteggiamento è lo stesso. L'importante è far contare la città, farla diventare una città nazionale. Quando ne parlavo 9 anni fa c'era molta diffidenza, oggi Pesaro è oggettivamente una città nazionale che ha un profilo nazionale, e quel profilo nazionale ci ha dato grande forza e continuerà a darci grande competitività. Io fra l'altro ho fatto anche 5 anni il presidente della provincia, quindi 14 anni che faccio l'amministratore locale. Io penso che siano sufficienti, e che un buon amministratore non deve avere l'ansia di dover far tutto lui, deve avere l'ansia di lasciare una bella eredità a chi verrà. E quindi io sicuramente ho molte cose da raccontare, ma mi piacerebbe lasciare l'eredità migliore possibile a coloro che verranno dopo. Lei che città vede intorno a sé? Oggi stiamo molto meglio di qualche anno fa, perché sono stato al Salone del Mobile, le nostre imprese, c'è la Fulgini qua che mi ha accompagnato da qualche stand, le nostre imprese hanno guardato con maggior ottimismo, nonostante la guerra, nonostante alcune difficoltà con alcuni mercati, a quello che sta succedendo. E quindi il manifatturiero sta andando abbastanza bene. Noi viviamo di manifatturiero, senza la manifattura siamo morti. E quindi è evidente che il primo dato economico che dobbiamo guardare è quello. Poi vedo anche una tendenza alla crescita del settore turismo servizi. Prima vi facevo riferimento al tema della casa. Che cosa sta succedendo? Noi non abbiamo molti alberghi, ne abbiamo pochi. Per fortuna alcuni si sono ristrutturati, altri stanno provando a farlo, hanno retto al Covid perché è stato molto complicato. Però che noi non è che abbiamo un'offerta alberghiera così ampia, tant'è che quando facciamo degli eventi troppo grossi rischiamo di mandare a dormire la gente da Rimini fino a Senigallia. Che cosa è avvenuto negli ultimi 2 anni in particolar modo? Che molti proprietari di casa, al di là delle nascite dei bed and breakfast, preferiscono affittare la casa ai turisti, perché c'è domanda, per alcuni mesi, piuttosto che darla alle persone che ne hanno bisogno. E oggi trovare una casa in affitto a Pesaro è diventato quasi impossibile. E quindi un aspetto positivo, cioè l'espansione del settore turistico negli appartamenti, ci sta creando diversi problemi sociali, per dire di come anche a volte degli aspetti positivi poi ti possono creare dei contraccolpi dal punto di vista sociale. Però sono molto più ottimista dal punto di vista economico, perché la strategia, a proposito di strategia, qual era? Era quella di una città che rimaneva manifatturiera, ma che faceva crescere l'8% che produceva dal turismo di PIL al 15%, c'eravamo bravissimi al 20%. La nostra è stata un'operazione in questi 9 anni di ristrutturazione economica della città, e i dati che abbiamo ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta. Dopodiché, ragazzi e ragazze, c'è una grande povertà anche nella nostra città, per questo dico non se ne parla mai. I servizi sociali fanno un lavoro straordinario. Il fatto che non abbiamo la gente sotto il comune a protestare dimostra non che il sindaco è bravo, ma dimostra che c'è una cultura di servizi sociali nella nostra città che cerca di inseguire i bisogni, di dare delle risposte nuove. Altrimenti avremmo avuto una tensione sociale esplosiva, se stiamo ai dati della povertà. E in questi anni, invece di tagliare sul sociale, noi ogni anno abbiamo messo di più, anno dopo anno, senza aumentare le tasse locali.
Io penso che questo sia uno dei più grandi risultati che abbiamo portato avanti in questi 9 anni. Io accetto tutte le critiche possibili immaginare, poi adesso sono diventato anche 9 anni, a proposito di cose che mi hanno cambiato, sono più calmo. All'inizio mi arrabbiavo di più, anche se il carattere non lo cambi. Però quando sento dire che non promuoviamo abbastanza la città, che non facciamo abbastanza comunicazione, vedo una strumentalità che proprio non sopporto. Magari facessero anche gli altri la metà della promozione che proviamo con i nostri difetti a fare noi ogni giorno. Vimini è stato a Cincina l'altro giorno con il Rof, con Christian, hanno fatto una mostra in una delle stazioni più grandi di Shanghai, della metropolitana, bellissima, non so se avete visto il video, enorme, bellissima. Sul Rof è la capitale della cultura, sono andati sulle TV di Shanghai, sapete quante persone ci passano ogni giorno? 100.000 al giorno. Quanto mai Pesaro ha fatto una promozione del genere in un paese come la Cina? Mai, te lo dico io, mai. Ci si può dire tutto, ma non che non proviamo a promuovere al meglio la nostra città. La discarica di Riceci sembra, come dire, un qualcosa che non interessi direttamente il comune di Pesaro, invece interessa direttamente il comune di Pesaro per la partecipazione del comune all'interno di Marche Multiservizi, ma interessa Pesaro nel senso che interessa anche il distretto industriale di Pesaro. E quindi oggi c'è stata un'assemblea molto importante di Marche Multiservizi, per cui ci leviamo subito un dente e cerchiamo di capire com'è andata. Ma il tema è molto importante, perché noi stiamo parlando della gestione dei rifiuti in una provincia nella quale, grazie ad una gestione virtuosa, noi non abbiamo mai avuto negli ultimi anni emergenza rifiuti. Voglio partire da qui perché il rischio è che si faccia confusione. Noi siamo molto orgogliosi della società che abbiamo, Marche Multiservizi. Marche Multiservizi è una società che ha la maggioranza dei comuni della provincia e ha al 49% come socio industriale gestionale ERA. Quando vado in giro per l'Italia, tanti amministratori ci invidiano una gestione aziendale come la nostra, che dà buoni servizi e fa anche utili. Lo voglio dire perché gli utili, se non si fanno, se si fanno perdite, le ripagano i cittadini. E quindi avere società sane che gestiscono bene, in questo caso i servizi pubblici locali, va a vantaggio dei cittadini. È ovvio che io chiedo sempre di più alla Marche Multiservizi. Voglio una città ancora più pulita. E questi giorni è stato acquistato questo macchinario che ci consentirà di lavorare ancora meglio sulla pulizia del centro, del mare, in generale delle zone che riteniamo importanti. Voglio di più in termini di ripristini. La prossima settimana inizieranno, no, questa settimana, Riccardo, se il tempo permette, Pozzi, questa settimana iniziano gli asfalti, giusto? Domani, tempo permettendo, iniziano gli asfalti, una bella stagione di asfalti di circa 3 milioni di euro. E chiedo a Marche Multiservizi di fare i ripristini in maniera, come dire, migliore rispetto a come spesso li fanno. Ma io sono molto orgoglioso di questa società. Il punto è che oggi abbiamo fatto un'assemblea perché si è creato un cortocircuito dal quale bisognava uscire. Il cortocircuito è stato creato da un aumento di indennità del Consiglio di amministrazione del tutto esagerato. E oggi abbiamo votato per ripristinare le indennità originarie senza aumento. E dall'altra è stato importante oggi l'assemblea, c'era anche il presidente di ERA, il presidente nazionale, per ristabilire le priorità e in qualche modo le strategie. Abbiamo parlato molto di acqua, perché in questo territorio per almeno un decennio abbiamo pensato che la risposta alla crisi idrica potesse arrivare dal sottosuolo. E quindi sono stati fatti alcuni pozzi sperimentali per prendere più acqua dal sottosuolo, e poi ci si è resi conto che il cambiamento climatico è molto più veloce anche da questo punto di vista, le falde si sono abbassate. E quindi oggi, come si sta facendo in gran parte d'Italia, dobbiamo prendere la decisione di fare un grande bacino per fermare l'acqua nelle aree interne. Abbiamo parlato del ciclo
di economia circolare, di come completare il ciclo dei rifiuti. Anche quest'anno abbiamo aumentato tutti i comuni della provincia notevolmente la raccolta differenziata, questo è molto positivo, però serve un impianto biodigestore per l'umido, perché è evidente che se noi continuiamo a non avere un impianto di questo tipo buttiamo via un pezzo di economia circolare e la produzione di energia. In questi anni non si è riusciti per mille motivi a farlo, prima si è provato a farlo a Fano, poi si è provato a farlo a Cannavaccia d'Urbino, poi a Talacchio, poi gli incentivi sono calati. Noi dobbiamo prendere una strada, perché io penso che serva un impianto nella provincia di questo tipo e a oggi è tutto bloccato. E la terza questione è quella che dicevi tu. C'è molta confusione. Che cosa sono i rifiuti speciali? I rifiuti speciali non sono rifiuti strani, sono i rifiuti delle nostre imprese, che non sono catalogati come i rifiuti urbani, cioè quelli che noi mettiamo nel cassonetto o lasciamo per la raccolta differenziata. Noi abbiamo bisogno di capire nei prossimi anni dove mettiamo questi rifiuti speciali, perché rischiamo di distribuirli in giro per l'Italia con un costo e con un inquinamento enorme, ed è una cosa che noi in genere non abbiamo mai fatto. Io però ritengo che la strada che è stata presa sulla discarica di Riceci sia una strada oggettivamente impraticabile, gestita male. Io, che sono, come dire, il comune principale, non sono mai stato coinvolto, gestita fuori dall'ambito dei rifiuti, perché è un tema che va in qualche modo per iniziativa privata, quindi non sta dentro il piano dei rifiuti, ma è evidente che lì quella cosa non si farà, perché il comune di Petriano oggi è contrario, perché credo che anche il consiglio comunale di Urbino, che confina alla fine, si esprimerà contrariamente, perché politicamente è diventata una questione ingestibile per quel territorio e perché credo non ci siano neanche le condizioni tecniche affinché questo progetto passi in conferenza dei servizi, perché non ci sono le distanze rispetto ai primi centri abitati. Oggi l'incontro dopo 9 anni da sindaco, che bilancio tira? Quali sono le somme a conclusione di questi 9 anni? Ma intanto per me sono stati anni bellissimi, di grande impegno, davvero l'esperienza più bella che ho mai fatto da quando faccio politica, e l'amore per la città, la voglia di fare, come dire, mi ha fatto passare questi 9 anni in un baleno. Però sono stati anni davvero dove abbiamo realizzato tanto. Abbiamo reso la città nazionale, attratto tanti investimenti, abbiamo 1,7 miliardi già di investimenti portati a Pesaro, in parte realizzati, in gran parte che verranno realizzati nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che trasformeranno la città, la renderanno una città cantiere prima e poi, come dire, una città trasformata quasi completamente. E poi abbiamo questa grande sfida che abbiamo vinto dalla capitale della cultura, che può diventare un volano straordinario per il futuro economico e lavorativo nei prossimi anni. Sindaco, ha fatto 2 nomi per il candidato a sindaco, però come ha detto la partita è ancora tutta aperta. Ma manca un anno alle elezioni, si voterà il 9 giugno, quindi dobbiamo evitare di metterci in un totto candidato che non ci fa lavorare. Adesso dobbiamo stare pancia a terra, lavorare in maniera molto, molto forte, e concentrati, portare a termine più lavori possibili, preparare bene la capitale della cultura, continuare ad avere grande attenzione sui più deboli e sulla scuola, come abbiamo fatto anche quest'anno. Poi arriverà il momento della scelta. Io, insomma, il segreto di Pirro lo sanno tutti. Io penso che le due figure che hanno maggiori caratteristiche siano Biancani e Vimini. Sono due figure diverse, ma entrambi hanno, secondo me, delle grandi capacità. Vediamo da qui a un anno chi convincerà maggiormente il popolo del centro-sinistra. Il segretario Bellucci sta ascoltando tutti, e quindi sarà lui che poi alla fine farà la proposta quando sarà ora, e poi siamo disponibili a fare le primarie di una coalizione larga con dentro i 5 Stelle, con dentro i Verdi, con dentro le forze civiche.
speriamo anche forze più centriste, quindi insomma questo è lo spirito. Noi siamo una squadra, chi pensa che ci divideremo a litigare tra candidati eccetera si sbaglia di grosso, questa è la mia opinione, ovviamente il segretario ne farà tesoro e poi quando sarà ora, all'inizio del prossimo anno, i primi mesi del prossimo anno, ovviamente ci concentreremo anche sulla scelta del candidato. 9 anni. La città e il suo futuro politico? Ma io penso che il 2024 sarà un anno strepitoso per la città, grazie alla capitale della cultura, grazie agli investimenti che porteremo a termine, e penso che il 2024 sarà anche un anno di riscossa del centro-sinistra. La destra a Pesaro ogni volta che c'è un'elezione nazionale o si vota in altre città spera di usufruire del traino che viene da fuori, ma non è mai successo, non è mai successo quando a Fano vinceva la destra e qua abbiamo vinto noi, quando Urbino vinceva la destra e qua abbiamo vinto noi, quando le politiche le vincevano i 5 Stelle e qua abbiamo vinto noi, quando le vinceva Salvini e qua abbiamo vinto noi, quindi si mettano l'anima in pace, credo che noi vinceremo le prossime elezioni con una coalizione allargata insieme ai 5 Stelle e agli altri, e penso che da Pesaro partirà la riscossa per la Regione Marche. Sindaco, 9 anni molto intensi, le chiedo un messaggio, un consiglio per il futuro nuovo sindaco di Pesaro. Ma il futuro sindaco di Pesaro deve avere innanzitutto un grande amore per la città, non dare nulla per scontato, quindi essere molto presente sui problemi e al tempo stesso non perdere l'ambizione di una città nazionale. Se noi oggi siamo quello che siamo è perché abbiamo scommesso 9 anni fa su una città che si sprovincializzava, che diventava una città oggettivamente di profilo nazionale, pur essendo una città media, per competere, portare qua investimenti come abbiamo portato e cogliere tutte le opportunità che ci sono. Pesaro può essere uno dei posti migliori d'Italia nei quali vivere, lo è già, io sono convinto che con i nuovi amministratori che verranno lo sarà ancora di più. Il suo errore, il suo rammarico più grande da sindaco? Ma di errori ne abbiamo fatti sicuramente tanti, l'errore più grosso è stato l'avvio della pandemia, perché mai mi sarei immaginato che sarebbe arrivata una pandemia e i primi giorni l'ho sottovalutato, ho sperato che la città potesse ripartire. Sono stati giorni brutti, drammatici, perché abbiamo perso tante persone e purtroppo nessuno poteva immaginarsi l'arrivo di un fenomeno come quello che è stato. Ecco, forse l'errore più grande è stato in quei primi giorni dove, disorientato come tanti sindaci, ho sperato che la città potesse non fermarsi, invece purtroppo ci siamo dovuti fermare e fermarci per tanto tempo. Lei farebbe il suo nome per le europee, visto il cast nuovo di tutto questo giorno? Non è una partita che è nelle mie mani, è una partita che sarà nelle mani della nuova segretaria, della Schlein. C'è molto tempo da qui alle europee, io di certo continuerò il mio impegno nazionale, sia per i sindaci come presidente di ALI, come coordinatore dei sindaci del PD, e al tempo stesso ho un obiettivo molto più ravvicinato all'europea, che è quello di un nuovo libro. Ho deciso di trasformare in un libro questa esperienza che sto facendo in giro per le case italiane, Pane Politica, mi sembra una cosa bella da raccontare, e quindi lavorerò quest'estate per chiudere questo libro, e mi fa molto piacere che la prefazione sarà di Walter Veltroni, quindi sarà un libro che mi gratifica molto anche per diciamo la firma che firmerà la prefazione, perché Veltroni è stato per me un riferimento politico ed è stato anche un grande sindaco. Pesaro che cambia è un quadro ben delineato, possiamo fare un riassunto di tutti gli investimenti fatti? È difficilissimo, bisogna andare sulla pagina pesarochecambia.it, sono 1700 milioni di risorse portate a Pesaro, lì si trovano tutti i progetti, non le promesse, i progetti finanziati, quelli già realizzati, quelli in corso e quelli che ancora devono partire. Invito tutti ad andarci, pesarochecambia.it, e lì si può trovare in maniera molto semplice i tanti investimenti fatti sulle scuole, sugli asili, sugli impianti sportivi, sui contenitori culturali, sulle infrastrutture, sulla ferrovia, le opere di società autostrade, quindi in quel sito si trova tutto, è facilissimo da consultare ed è anche un grande strumento di trasparenza, perché tutti possono controllare l'andamento delle opere pubbliche nella nostra città. È stata un'intervista a più voci nella quale si è parlato di cultura, sport, politica, e non è mancato anche il tema dedicato al futuro della città. Grazie per averci seguito e buona continuazione con i programmi di Fano TV.